Ciao amici, avete visto anche voi che il Ministero della Salute ha inserito la vitamina B12 tra quelle a maggiore rischio di carenza? Lo ha scritto nel documento ufficiale delle linee guida per una sana alimentazione italiana. Metto il link in descrizione, così chi vuole va a vedere. Interessante, vero? La vitamina B12, ma non è roba da vegani? Sembra proprio di no. Il dato allarmante e molto reale è che il rischio di carenza riguarda tutti. Sia chi non consuma i cibi animali, che sono quelli ricchi di vitamina B12, come le persone vegane o vegetariane, sia gli onnivori e anche chi segue una dieta variata eppure sana. Simona, mi sto preoccupando, spiegati meglio per favore. Ok, ho scritto un libro proprio sulla vitamina B12 e sono una super esperta. Infatti è molto approfondito e spiega moltissime cose. Se non è ancora uscito, dovete aspettare qualche mese, proprio poco poco. La cosa più importante è sapere che non basta mangiare cibi con vitamina B12 e pensare che il corpo la assimili automaticamente, perché non è così. Facciamo così, nel video di oggi rispondo alle domande più frequenti sulla vitamina B12 e condivido con voi i consigli tratti dal mio sistema di salute naturale per assumere la vitamina B12 nel modo più ottimale. Se vi piace l'idea, mettete un bel like a questo video e arrivate fino in fondo perché come sempre c'è un regalino per voi che vi aspetta. A cosa serve la vitamina B12? Volete sapere tutta la verità sulla vitamina B12? Non perdetevi neppure un secondo di questo video, perché a molti salverà la vita. Poi me lo scriverete nei commenti. La cobalamina, questo è il nome della vitamina B12, è una vitamina essenziale per tutte le cellule del corpo. Serve per creare il DNA di ogni singola cellula e gli indispensabili globuli rossi, come anche tutte quelle sostanze che regolano la vita di tutte le cellule e l'energia del corpo. È necessaria anche per il buon funzionamento del sistema nervoso e per avere uno stato di energia alto e vitale. Aiuta la produzione di energia in diversi modi. La vitamina B12 supporta le ghiandole surrenali, aiuta a convertire i carboidrati in glucosio, quindi in energia, ed è collegata al processo di accumulo dei grassi che servono come riserve di energia. Quali sono le cause della carenza di vitamina B12? La vitamina B12 è una vitamina molto particolare, non è come le altre, è speciale lei. Il corpo ha bisogno di vari passaggi per assimilarla e se solo uno di questi va storto, addio vitamina B12, non si può assimilare. L'assimilazione in realtà incomincia dalla bocca, dove la vitamina B12 si lega a un enzima salivare. Per questo è importante masticare bene. Arrivata nello stomaco è questo enzima particolare che permette alla B12 di legarsi a una sostanza prodotta dalle cellule gastriche. Si chiama fattore intrinseco ed è una specie di veicolo, una macchinetta, che la fa arrivare alla prima parte dell'intestino, il duodeno. Qui dovrebbe iniziare il suo assorbimento, ma non è scontato. Infatti, la B12 ha bisogno di trovare un ambiente ottimale della mucosa intestinale per essere assorbita, altrimenti se ne finisce con le sostanze di scarto. Insomma, è un viaggio lungo e pieno di insidie e di imprevisti. Se non mastichiamo bene, lo stomaco non è in forma, non secerne abbastanza fattore intrinseco e se l'intestino non ha una mucosa interna equilibrata, il corpo non sarà in grado di assimilare la vitamina B12 per quanta ne mangiamo. Il problema principale con la vitamina B12 è che non si può sapere quanta ne assorbiamo. Lo scopriamo solo dopo, quando si manifestano sintomi di carenza. Ma è un tipetto sfuggente questa B12 e quando manca poi cosa succede? I sintomi sono vari e diversi e sono spesso difficili da collegare alla carenza di questa vitamina. Tenetevi forte perché l'elenco è lungo. Debolezza e fatica, anemia, pallore e occhiaie scure, difficoltà cognitive e motorie, che a volte negli anziani possono essere scambiate per patologie ben più gravi. Dislessia e difficoltà di apprendimento nei bambini, difficoltà di deambulazione, problemi di equilibrio, formicolii alle estremità, nevralgie, lingua gonfia e un po' infiammata, riduzione della vista, mancanza di fiato, perdita di memoria, stitichezza, basso numero di spermatozoi, perdita
perdita di peso, depressione e asma. Oh, se succede a me, prima di andare dal medico ci passa un secolo. Il fatto è che, come dicevo, molto spesso certi disturbi non vengono riconosciuti come una carenza di vitamina B12 e quindi o non vengono curati o vengono curati ma con farmaci sbagliati che non servono. In entrambi i casi non si riesce a risolvere il problema alla radice. Per questo è importantissimo seguire alcune regole alimentari e fare integrazione nutrizionale. E a maggior ragione se siamo vegani o vegetariani. La prima cosa da ricordare è che la vitamina B12 o cobalamina si trova nei cibi animali, carne, pesce, uova, frutti di mare. Si trova in quantità minore anche in alcuni cereali, nelle verdure e nella frutta, ma bisognerebbe mangiarne quanto un gorilla per raggiungere la dose minima giornaliera raccomandata. Le dosi normali non bastano. Questo io l'ho studiato e l'ho approfondito scrivendo il mio libro. Ci speravo perché sono vegana anch'io, ma non è così. Ah, io non voglio fare il gorilla, scelgo un integratore. Anzi, lo scegli tu per me, che sei quella brava in queste cose. Grazie, che gentile. La mia vitamina B12 preferita, quello che prendo io, è questa. È di Vega Mega, sponsor di questo video. È un'azienda che vende online specializzata nel mondo vegano, nel mondo biologico, nel mondo naturale. Ha tantissimi prodotti molto validi. Io uso questa B12 Blend perché per me è la migliore versione disponibile. La vitamina B12 ha una struttura complessa, è fatta da diversi componenti al suo interno e questo integratore ha i due componenti che sono più assimilabili dal nostro organismo. Sono la metilcobalamina e la adenosilcobalamina, che insieme formano un integratore di vitamina B12 molto puro e questo è anche molto attivo e biodisponibile. La B12 Blend è ultra assorbibile, vegana ed è completa. Questa formulazione la rende molto più assorbibile rispetto ad altri integratori ed evita il rischio di non assimilarla in quantità sufficiente. Trovate il link di questo prodotto in descrizione insieme al mio codice sconto che è SIMO10 per risparmiare il 10% sul primo ordine dal sito di Vega Mega, quindi fate scorta che vi conviene. Per ottenere risultati è importante usare prodotti di qualità perché fanno la differenza. La qualità non è solo negli ingredienti, ma anche nel processo produttivo. Quindi non andate a cercare un integratore a casaccio che vi sembra uguale a quello che vi ho descritto. Ci vuole qualità garantita, altrimenti vi beccate una fregatura, qualcosa che non funziona come dovrebbe. Ora condividete questo video con i vostri amici onnivori e soprattutto se avete amici vegani e vegetariani per i quali l'assunzione di vitamina B12 è vitale. Vi ricordate che avevo promesso un regalino? Bene, in descrizione trovate il link per scaricare la checklist con tutti i possibili sintomi che vanno controllati e i cibi che contengono la vitamina B12. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ma io e noi... E gli indispensabili. Mi piace?